Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: Giulia Salemi è entrata ufficialmente nelle grazie di Alfonso Signorini, che le ha affidato il ruolo di commentatrice social durante la diretta del FVIP 7. Molto attiva sui social, dove ha un seguito numerosissimo che le ha conferito il titolo di influencer ufficiale, la Salemi ha partecipato al GF VIP per ben 2 volte e questo ha aumentato la sua popolarità. Oggi è opinionista, ma anche conduttrice e sta calcando l'onda del successo. Giulia Salemi dimagrita, ecco qual è la sua dieta. Fidanzata ufficialmente con Pierpaolo Petrelli, che ha conosciuto proprio nella casa di Cinecittà, Giulia è molto impegnata anche come testimonial di vari brand di moda. È una ragazza molto bella, corpo sinuoso ma non troppo formoso e negli ultimi tempi è apparsa anche dimagrita, è anche per questo che molti brand le offrono varie sponsorizzazioni. Ma come si mantiene in forma Giulia Salemi? Quale alimentazione segue? C'è da dire che geneticamente l'ex Geffina è molto dotata, eppure Giulia non nega di praticare alcuni sport e seguire una dieta equilibrata. Attualmente la Salemi si allena almeno un paio di volte alla settimana, ama sport come yoga e pilates, ma è anche un'appassionata di fitness. Inoltre adora sciare e fare kitesurf, recentemente ha anche scoperto la box che le dà carica e energia. Insomma, un modo per muoversi e consumare qualche caloria in più Giulia lo trova sempre. La Salemi non nega di seguire un'alimentazione equilibrata, ecco cosa mangia. Giulia Salemi forma perfetta? Tanto sport e una dieta equilibrata. In una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport Giulia Salemi ha riferito alcuni suoi segreti per mantenersi in forma. Pratica sport in modo costante e questo è molto importante per la sua salute fisica e anche mentale. Cosa mangia? L'ex Geffina ha ammesso di aver seguito tante diete, ma nessuna ha dato risultati costanti. Oggi mangia un po' di tutto facendo attenzione alle dosi e non ha eliminato del tutto i dolci. Ama il pollo ma anche alcune verdure e frutta e predilige condimenti semplici. Alterna la carne bianca e il pesce come il salmone cotto al forno e cerca di variare più possibile gli alimenti. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.